esclusiva di Mary D'Onofrio, che ha intervistato Diego Armando Maradona Junior. Poi fra 20 minuti già arrivato, lo Star Mirage è qui, già arrivato, si sta preparando ed è la nostra seconda esclusiva. Noi stasera volevamo fare i botti per una vittoria del Napoli a Siena, vuol dire che mettiamo da parte qualche tricky track. Vabbè, ma qui a Globuli Azzurri abbiamo vinto comunque con i nostri ospiti. Sì, abbiamo già vinto, abbiamo vinto anche con i tuoi vestiti. Sentiamo Diechito Maradona Junior Sinagra. Prego, regista. Guardiamo insieme il servizio. Quanto ti pesa invece, quanto ti gratifica essere il figlio di Diego Armando Maradona? Ma per me non è mai stato un peso, è stato sempre un orgoglio ed è una gratificazione molto molto grande, perché sei figlio di una persona che ha fatto la storia calcistica di una città importante come Napoli. In che rapporti sei con tuo padre? Sono rapporti formali, rapporti che un padre e un figlio non dovrebbero avere, ma ci accontentiamo. Tu hai provato l'esperienza calcistica, ma secondo te calciatore si nasce o si diventa? Io credo che si nasca, poi in qualche caso ci si diventa anche, però io credo che la cosa molto importante è che ti lasciano scegliere quello per cui sei nato, diciamo. Ecco, la mia famiglia mi ha sempre lasciato libero e io credo di essere nato. Bisogna seguire le proprie passioni, quindi. Questo sicuramente. Il Napoli del futuro, cosa ne pensi del vivaio del Napoli? Per esempio Insigne? Insigne è un giocatore che mi piace molto, un giocatore importante, ma anche Ciano secondo me potrà fare a caso del Napoli. E in più sono contento che De Laurentiis stia investendo, ancora non moltissimo, però sono contento che diano un'importanza al settore giovanile. Diego, questa volta hai partecipato a questa sorta di, come dire, di confessionale, però io ti strappo una promessa davanti alle telecamere di Globuli Azzurri. Sarai prossimamente il nostro ospite d'onore? Ve lo prometto, ospite normale, senza d'onore. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Bravo, bravo. Si è sbottonato parecchio, Abbiamo già due cose da far vedere fra qualche settimana. Laura che si deve esibire, deve cantare. Sì, ma sai che Laura ha anche fatto la copertina di Boss? Sì, abbiamo una grande promo. Se per questo pure su Sorrisi a Canzone, ha lavorato con Funai, non la voglio far vedere. Ma possiamo giudicare anche noi, voglio dire. Dobbiamo soltanto prove già passate, giudichiamo. Adesso quasi li fatti tutti. Piccirillo, sei il solito polemico, guarda. Allora, no, Piccirillo, vai su Facebook. Cerco di strappare realmente una promessa. Anna Maria Mazza, la stilista, potrebbe anche raccontarci qualche ingiusto sui giocatori. Preparati, perché qualche cosa ce lo devi dire. Io so qualcosa di qualche giocatore, di qualche innamoramento. Ma Anna Maria, telefono, sei una talpa allora. Attenzione, a telefono, chi c'è? Pronto? Pronto? Buonasera. Smarrito, Anna Maria, qualcosa su qualche giocatore? Sei cattivissimo. Ma perché? Cioè, che devo dire? Io sto dicendo vizi privati e pubbliche virtù. Però di qualche giocatore di l'anno scorso, così non sappiamo se c'è ancora o non nel Napoli. Niente. Come vestono, che fanno, raccontici. Vabbè, sono sicuramente dei personaggi come tutti quanti, insomma, sono dei VIP, comunque si divertono, insomma, gli piacciono molto le donne, insomma. E non aggiungiamo altro. Sono in cerca ovunque, insomma. Che cosa chiedono a voi stilisti o stiliste? In che senso? Cosa non lo so, se una telefonista da qui o forse da ricovero, prego. In che senso le stiliste? Non lo so, i vestiti, come siete vestiti, loro come si vestono, che fanno? Ma come in genere alle donne sono interessati. Che rapporto aveva lei con... No, loro sono interessati quasi sempre al piano personale, insomma, delle donne, ci interessa ben poco altro. Va bene, pensiamo a una cosa seria, fra poco arriva Miraggio, lei è la figlia di Scassillo. La vogliamo presentare? Sì, la vogliamo presentare, l'abbiamo detto prima, che è una scrittrice giovanissima, pensate, appena 15 anni. Anna Scassillo ha già scritto un libro. Anna, come nasce l'idea? Settima mezzanotte di primavera, Come nasce l'idea di scrivere un libro ad un'età, insomma, così giovane? Sinceramente l'ho scritto qualche anno fa per gioco, perché... Cioè, quando stavi all'asilo, quindi. Quando nell'estate tra la terza media e il primo liceo. È un piccolo genio, è ufficiale questo. Di che parla il libro?
parla di una ragazza di origini nobili che, sentendosi oppressa dalla sua famiglia, decide di scappare di casa e si reca in America, dove riesce a raggiungere la sua libertà e a raggiungere i suoi sogni. Non è che questo è un tuo sogno nascosto e che c'è tuo padre? No. C'è papà dietro le quinte? Attenzione! No, assolutamente. Anna Cassillo, Settima mezzanotte di primavera. Ma ho letto su qualche giornale che vinto già un premio. No, non è ancora. Allora, questo è un augurio. Proponiamo questo libro per un premio in una regione dove ci sono premi per trombati della letteratura, per fuoriusciti della politica. Anna Scassillo, Settima mezzanotte di primavera. A telefono chi abbiamo? Grazie. A telefono chi abbiamo? Pronto? Eccoci. Pronto? Buonasera, eccoci. Buonasera, sono Rosario da Marano. Rosario da Marano, prego. Volevo farvi i complimenti per la trasmissione. Sì. E poi volevo dire una cosa, io sono un tifosissimo del Napoli, seguo anche il Napoli in trasferta, stasera non sono andato. Volevo dire una cosa a Mazzarri, ma si ostina ancora a giocare con Maggio che non ce la fa, cammina in mezzo al campo. Cavani che non vede più la porta. Sì. Cannavaro che sbaglia un disimpegno, fa uscire Aronica, mi deve spiegare la sostituzione di Aronica questa sera. Come la vede questa sostituzione di Aronica? E l'ha fatto anche la settimana scorsa facendo uscire a Britos, che ha giocato una bellissima partita, fa uscire un difensore puro per mettere Zuniga adesso a fare il terzino quando noi siamo sotto. Scusa, io ti interrompo per dirti le alternative del Napoli, qual erano? Siamo noi napoletani. Figliolo, come sta su questi giocatori? Figliolo, le alternative qual erano per Mazzarri? Le alternative, c'era Grava, sì. C'è Grava, c'è Britos, sì. Cioè non possiamo, Donatello, ma che fin fa? E lui ha permesso, il mese di agosto si è permesso, ha avuto il coraggio di dire che Trezeguet era un giocatore finito, e noi che abbiamo? A Lucarelli. Perfetto, Lucarelli, grazie. Noi teniamo a Lucarelli, sì. Ma che deve fare questo è Lucarelli? È chiaro il suo concetto, ma ci vogliamo settare, e De Laurentiis, sì. De Laurentiis. Abbiamo ascoltato, perfetto, è chiaro, Alessandro? Una cosa che, ma per rinforzo in difesa andava fatto, sì. L'attacco che già era coperto, secondo me. Ma qualche rinforzo andava fatto adesso, a gennaio. Andava fatto, insomma, sì. Perché poi devo essere, fa così, diciamo. Sì. Pronto? Buonasera. Buonasera. Ci dica, da dove ci chiama? Come si chiama? Io chiamo da Napoli. È un po' giù lei questa sera, eh? Cido. Allora, volevo dire, ma il Napoli il primo tempo sembrava una partita, lasciamo le ammogliati. Sì. Poi il secondo tempo si è visto un po' di gioco, però per quanto riguarda, io non capisco perché il Napoli insiste con chi cross che prende sempre il portiere della palla. Cioè, come la vedo quella cosa? Perché questo primo tempo secondo te così, eppure c'erano tutti i titolari eccetto Lavezzi? Perché secondo te? E però secondo me perché vengono la partita sotto tono, Grazie Armando, perché questo Napoli che proprio sta succedendo da 7 settimane, voglio far osservare sommessamente, il primo tempo o giocano i titolari o giocano gli ammogliati o gli scapoli, non lo so, il primo tempo del Napoli è sempre così, perché? Forse 7 porta sfortuna, 7 settimane porta sfortuna, so. No, appunto come diceva qualcuno prima, una persona che ha chiamato, il fatto di giocare comunque su diversi fronti porta a una stanchezza fisica, anche se loro sono dei professionisti, sì. Per cui dovrebbero essere abituati a questi tour de force. Sicuramente anche c'è la necessità di un turnover per evitare che siano sempre gli stessi a giocare e fare in modo che quindi appunto si possano riprendere gli altri che sono sugli altri fronti. Io ho una mia teoria, Massimo, che è questa. Il Napoli ha fatto una preparazione atletica per andare forte, diciamo la verità, che ha incontrato nella prima fase della Coppa dei Campioni. Quindi vuoi vedere che forse l'ha fatta per una partenza sprint e adesso da un punto di vista atletico non ci siamo più? Sono lontano dalla verità o anche questa è una mezza verità? Più che una deficienza dal punto di vista atletico, penso che sia un momento di appannamento mentale da parte dei giocatori, da parte del tecnico, che non riesce a ritrovare nei suoi uomini la vena che avevano fino a poco tempo fa. Ma quello che mi dispiace sentire da tutti i nostri ascoltatori che c'è questa sfiducia nel Napoli. Io sarei più, come ho detto prima, un attimino più positivo.
penso che Napoli possa riprendere, se ci credo, ci dobbiamo credere tutti. Nostri amici. Allora, c'è Stefano Guglielmo su Facebook: il Napoli è una bella squadra, ma ha sbagliato a togliere giocatori come Mannini, Contini, Calaiò e Dennis. Il Napoli deve ringraziare Lavezzi, stasera si è perso 2-1 contro il Siena. Alla prossima partita deve schierare in difesa Grava e Fernandez e far giocare D'Ossena al posto di Maggio. Stefano Davulla. Vogliamo fare anche un sorteggio? Un SMS? Sì. Allora, salve, sono Isaia da Marcianise. Secondo me la pecora nera del Napoli è Cannavaro, ma Zarri ha paura di sostituirlo. Complimenti alle signorine studio. Ecco.